Salve a tutti, bentornati di nuovo sul canale. Oggi un'altra puntata dedicata, piccolo suggerimento, alla curcuma, in quanto ci sono molte cose da dire. Vi voglio spiegare con un video anche dopo come fare per utilizzarla nel modo più corretto. Ricordatevi che la curcuma va cucinata, non va messa fresca sull'insalata, così non è buono fare il suo estratto. Non va bene presa in maggior parte durante la stagione estiva, quando ah, che bello, facciamo il detox, è arrivato caldo, butto la curcuma a destra e a sinistra sull'insalata, nel succo, la spremo. No, ragazzi, quando fa caldo evitate di assumerla soprattutto in maniera così, perché non vi fa altro che venire scalmane, irritazioni, eczemi e in più vi accalda. E soprattutto quelle donne che sono in menopausa, che la mettono dappertutto, la bevono nel tè, si accaldano e poi non dormono la notte. Poi allora vai a prendere i psicofarmaci perché devo dormire la notte. Ragazzi, è una droga, soprattutto quelle che vi sto dando io. Sono fresche, sono potenti, sono forti. Dobbiamo saperle bilanciare. Quindi, a livello di ricetta, inserirò magari una cosa, un piccolo video, un piccolo filmato dove vi spiego come utilizzarla esattamente in modo che non faccia male a nessuno, in modo che sia bilanciata, in modo che sia effettivamente poi assunta dal tuo corpo, perché presa così e buttata sull'insalata, ragazzi, non l'assume il corpo così come pensate. Non è uguale che strappolare i suoi principi a caldo, è un discorso totalmente differente. Una volta scelta la verdura ideale per la nostra ricetta, come in questo caso della cipolla, ma poteva benissimo essere anche un soffritto con sedano e carote, andiamo a, con un filino d'olio a fare il nostro soffritto e a rosolarla bene. Una volta bella brunastra, come in questo caso, andremo ad inserire nella ricetta la curcuma. Questa curcuma è la curcuma che vi ho selezionato e si sente subito dal profumo che tutti i suoi principi sono contenuti ancora all'interno. Una volta gettato questo cucchiaino scarso, che è un cucchiaino da caffè, andiamo poi a miscelarlo bene al sauté, ovvero al soffritto, in modo che tutti i principi della spezia, in questo caso della curcuma, si vadano a legare con il grasso della ricetta e che la curcuma comunque subisca una parte di cottura in modo che non rimanga cruda. Così facendo si miscela bene gli ingredienti della ricetta, il gusto non sovrasta e possiamo continuare. In questo caso non abbiamo messo il pepe, ma chi vuole e desidera lo può fare. Una volta soffritta bene per 2-3 minuti, possiamo procedere con l'inserimento di altri ingredienti nella ricetta, che possano essere altre verdure, della carne, del pesce, a piacere. E continuiamo la cottura con coperchio chiuso per altri 8 minuti insieme agli altri ingredienti. Questo è il modo più giusto e corretto per cucinare la curcuma e trarne i suoi benefici. Ripeto che chi voleva aggiungere del pepe poteva farlo appena inserita la curcuma o anche dopo 2 minuti dalla ricetta. Per il momento vi ringrazio, salve a tutti e buona giornata!